Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Vieni, vieni, Marco! Eccolo! Buongiorno! E allora, eccolo nuova puntata del Pronto soccorso digitale ci trova pronti proprio per con interessanti novità, ecco, con risposte utili ai vostri quesiti e con tante utili informazioni. Allora, scriveteci a unamattinainfamigliacalciolarai.it oppure sulla nostra pagina Twitter, oppure ancora sulla nostra pagina Facebook Mattina Rai 1. Allora Marco, oggi iniziamo con una novità che ci farà un po' sobbalzare tutti sulla sedia, perché mi sembra che tu abbia scovato un'applicazione grazie alla quale nessun problema matematico rimarrà irrisolto. Esatto. Certo, perché è un'applicazione, anzi più che dalla sedia, dalla sedia del banco di scuola. Sì, perché questa applicazione si chiama Matix, permette di... perché l'ho messa via prima e allora non arrivava più l'app, invece eccola qui. Si permette di tradurre le equazioni scritte a mano in soluzioni, quindi ti permette di far vedere di che cosa si tratta in sostanza, cioè ti traduce e ti risolve l'equazione. Beh, ma se ci fosse stata magari quando noi andavamo a scuola sarebbe stato veramente un grandissimo risultato e io almeno personalmente avrei risolto gran parte dei miei problemi. Esatto, comunque, ora passiamo al nostro sportello digitale nel quale parleremo di altrettante cose, insomma, interessanti. Tipo, se non ricordo male, ne stavamo parlando prima, sì. Qualcosa che riguarda anche gli immobili. Sì, perché via internet si può fare anche la visura catastale. E andando nel sito dell'Agenzia delle Entrate, sì, esattamente dentro entrate.gov.it, è possibile all'interno di quello andare a vedere, a fare la visura catastale del proprio immobile. Si possono anche richiedere tutta una serie di altri tipi di visure legate ai tributi, legate alla storicità, insomma, di quella singola unità immobiliare, e sapere tutto online. Beh, decisamente un'ottima notizia per chi non vuole incappare comunque in informazioni non veritiere. E a proposito di notizie false, eccoci arrivati all'appuntamento con la bufala della settimana, che oggi invece ci porta in una delle città più belle del mondo. Certo, che però non è in cima ai ghiacciai. Perché? Venezia pare, secondo questa bufala che ha circolato, vedi, che si sia ghiacciato tutto il mare davanti, tutta la laguna. In realtà non è vero, è una bufala quella che vedete, ed è generata dall'artista Robert Jones, che sostanzialmente ha preso la foto dal lago Baikal e l'ha mixata insieme, diciamo, a quella che è un fotomontaggio di Venezia, e ha fatto un bel fotomontaggio. Un bel fotomontaggio, quindi vabbè, sì, verifichiamo sempre le notizie. E prima di passare al video curioso, però vorrei chiederti, Marco, dimmi, anche in base alla tua esperienza, ma le bufale sono... Cioè, riporta una data, nel senso che, per esempio, tornano, come questa, no? 2017. Sì, vedrai che ecco, possiamo dire che magari ritornano quelli, sì, si possono riciclare? Ritorneranno sempre. Poi, sai, le bufale hanno anche una caratteristica. Si ricicla tutto oramai, crescono. Poi ci sono quelle apocalittiche, non so se ricordi, quelle che avrebbero dovuto sterminare l'umanità, come l'influenza suina, la mucca pazza, le lettere all'antrace, che però poi alla fine siamo ancora tutti qua, quindi voglio dire... E Marco, prima ho intravisto però solo alcune immagini del video che adesso ci mostrerai, sì, e sono davvero rimasta letteralmente a bocca aperta. È vero, anch'io quando l'ho visto ho detto wow, guardiamolo insieme, perché è un lago che ha una strana voragine, guardiamola, vedete? Questo sostanzialmente è il lago Covao do Conchos, che sembra un po'... Non dov'è in Liguria, perché... Covao do Conchos è in Portogallo. Ah, ok. Ed è all'interno di questo grande gruppo montuoso. L'acqua non è naturale, quello che vedete. Entra dentro questa specie di sfioratore che si occupa di generare energia elettrica, perché sotto poi c'è un tunnel lungo 1,5 km che lo porta nella centrale elettrica di Sabugueiro, che anche quello non è vicino a Genova, ma è sempre in Portogallo. Vabbè, comunque si vede un po', sembrava strano e potesse essere naturale, anche perché il bacino del cerchio era veramente perfetto. Comunque resta sempre un video
è di grande fascino, comunque. Molto, bello. Ha fatto il suo effetto. A proposito di fascino, vero Marco, come non resistere lo so. Quello del tuo alter ego? Sono un po' invidioso, devo dire, un po' invidioso. Parliamogli, vediamolo, eccolo qui. Marco, ci che sei? Fatto? Sono qui, eccomi, più reale che mai, anzi un pochino virtuale oggi, Vi voglio parlare di arte, ma quella virtuale ovviamente, digitale e virtuale. Ad esempio, il Museo di Amsterdam di Van Gogh ha ideato una sorta di percorso espositivo multimediale che ovviamente è stato creato per far conoscere in modo diverso la vita e tutte le opere dell'artista. Ed eccoci qui, dentro un'opera, è quello che si può sperimentare andando al museo, quindi vivere all'interno delle opere. Per esempio sono qui nell'opera famosa, quella che conosciamo tutti, cioè delle barche da pesca sulla spiaggia di Saint-Marie de la Mer di Van Gogh. Guardate qui che barchettine, guarda qualche mare, niente male. Oppure le opere si possono vivere navigandole dentro, come per esempio il famoso Caffè di notte, che questo qui può essere vissuto in questo modo. Mi metto una bella maschera per la realtà virtuale e incomincio a camminare. Qui vedete cosa vedo? Ah, il biliardo. E poi guarda qua che c'è il pianoforte. Il pianoforte non è niente male. E poi Van Gogh. Ma guarda, ma è proprio, cioè sembra di essere dentro l'opera vera, incredibile. Chissà cosa penserebbe oggi il nostro Vincent se vedesse tutto questo. Eccolo qua, Vincent, so che non puoi parlare, ma solo per noi. Se ti piace, fammi l'occhiolino, sbatti un occhio. Gli piace. A dopo Marco, ciao Ingrid. Ciao. Devo dire che riuscite sempre a stupirci ogni volta. Comunque, adesso Marco, prima di passare allo spazio mail, volevo chiederti notizie su un licenziamento particolare, un licenziamento sui generis, sì. Che poi è un po' in tema comunque con la rubrica della quale noi ci occupiamo. Cioè della tecnologia, perché si sente parlare sempre di più di robot che sostituiscono il lavoro umano. E allora c'è stato un supermercato a Edimburgo in cui hanno preso un bel robot, eccolo qua, l'hanno chiamato Fabio. Così, per fare un po' strani, perché ovviamente è un nome italiano, e gli hanno dato il compito di rispondere alle richieste dei clienti. Insomma, alla fine... È andato in tilt, poverino. No, poverino. Lui faceva bene il suo lavoro, però gli umani non riusciva a trarli. L'umano vero che ha messo nella corsia a fianco e dava informazioni, attirava, attraeva nuovi clienti, ne aveva, secondo quello che hanno calcolato, in 15 minuti l'umano ne ha presi 12 e il robot nemmeno 2. E allora che hanno fatto? L'ha licenziato. Quindi anche i robot vengono licenziati? Licenziato giornata. E come avrà andato preso dai sindacati dei robot dicendo la sua notizia del suo licenziamento? Da robot. Adesso non si sa come andrà. Vabbè, dopo questa notizia non so quanto insomma ci si possa veramente stupire poi anche del resto. Comunque, yes. Leggiamo la mail di Susanna che ci scrive. Buongiorno, vorrei sapere che cos'è il grooming e soprattutto se è a pagamento. Grazie. Cara Susanna. Innanzitutto spieghiamo che cos'è il grooming. Esatto, allora. Il grooming in realtà è il nome di un'applicazione, Cosa accade? Questo è un problema che è un po' comune oggi, cioè i numeri a volte sono anonimi e soprattutto quelli degli stalker, quindi quando qualcuno vi disturba, vi chiama magari da un numero anonimo, se arriva una telefonata anonima è un problema. Pensa che tanti anni fa non esisteva proprio il numero, quindi erano tutte anonime, no? Non appariva mica il display in quelli a rotella. Oggi però effettivamente volendo possono apparire. E allora cosa accade? Che questa applicazione aiuta a rintracciare il numero di quello che in teoria vorrebbe fare l'anonimo. Bisogna fare 2 o 3 operazioni, installare l'applicazione che si chiama Vooming, V-H-O-O-M-ing, e una volta fatto bisogna impostare il trasferimento di chiamata al numero che ti dicono loro. In questo momento, da quel momento lì in poi, per tutto il periodo in cui volete beccare il vostro stalker, non potete rispondere al telefono per qualche minuto, per qualche mezz'ora, per qualche ora, e lo riceverà questa applicazione nel posto vostro, che però è in grado di scoprire il numero di telefono che c'è dietro e poi vi dice pure chi è. Fisco. E quindi potete andare dalla polizia e dire so chi è il numero di chi mi disturba. Quindi addio le telefonate anonime, ci dispiace, che peccato. Cari disturbatori. Comunque continuate a scriverci perché Marco sicuramente troverà una risposta a tutte le vostre domande. Adesso, tanto per chiudere in bellezza, cosa hai scelto per il nostro vivere social? Ma volevo parlarti di questa associazione che si chiama Fact Checkers e organizza nelle scuole corsi
contro le fake news. Cioè, in sostanza, spiega ai ragazzi come distinguere, come capire, come riconoscerle, perché in effetti si parte sempre dalla consapevolezza. E poi c'è un professore molto bravo, molto amico mio, che insegna all'università proprio un corso di fake news. No, indovina chi è? Ma mi è vicino, ce l'hai vicino? Si chiama Marco? Sono io, perché tra le varie cose, scherzi a parte, ho iniziato proprio a creare, a insegnare ad un corso di fake news, che insegna proprio le logiche che ci sono dietro, le tecniche nella creazione di una news falsa. Bene, bravo Marco, e allora ci vediamo la settimana prossima con altre interessanti informazioni sul mondo digitale. Comunque, per tutti quelli che volessero seguire Marco anche durante la settimana, potete cercarlo su Facebook come Marco Camisani Calzolari. Grazie.